tutto sto casino, solo per vendere un libro. Spettegoli sulla Bibbia e fai gossip non altro. È la figlia di Cristo Maddalena, che si chiama Cresta, ora basta con queste speculazioni prive di fondamento, dai basta. Dombrovna, adesso fai gradasso. Guarda che lo so però, quando avrai 80 anni ti vedremo in chiesa a pregare, a invocare la grazia del Signore e la misericordia come ogni peccatore che se la fa sotto quando sta per morire. C'è poi da dire che i templari erano dei gran fighi, sì. No, dobbiamo essere ma fratelli e... perché questa è una, ma c'è un'altra, un'altra. Il problema è fare lobby di questa tendenza o lobby di avari, lobby politici, lobby dei massoni, tanti lobby, no? Questo è il problema più grave per me. Faccenda di Sodoma e Gomorra, ma qui ci vuole un po' di misericordia, insomma, anche l'omosessuale va in chiesa a pregare, e che dire se nel seminario ci si apparta nel seminterrato, non c'è onanismo, né spreco del seme, se un frocio ama Cristo, se è buono e fa del bene, perché non potrebbe rientrare nelle grazie del Signore? Anche il frocio in gelaglio! Anche i froci gelando, anche i froci hanno un'anima. Non pensate che questa canzone sia stata eseguita per ringraziarsi la lobby gay del Vaticano? Eh no, è una canzone fatta col cuore. Sa. Che era un cavaliere che andava spesso per il mondo e andò a finire in un paese dove c'era una marana con drago a mollo, e questo drago ammazzava la gente con le fiatate, proprio così. A Don Filippo, Buzzichetta mi ha dato una fiatata. L'ha fatto per esempio. Allora se il drago scureggiava ammazzava la gente proprio così. Ammazza. Don Filì, che com'è che ha scureggiato? Abbiamo sentito. No, l'ho fatto per esempio. Zitto e ascolta. Ma allora il re, per tenerlo lontano dalle mura, gli mandava sotto uomini e donne nel paese.
faccio pagare per lodare il Signore. Lo faccio con il cuore, ci devi credere. Non mi faccio pagare per lodare il Signore. Lo faccio con il cuore, ci devi credere. C'è chi accompagna i malati a Lourdes e c'è chi come me fa rapide. Sono modi diversi per servire il Signore. Un altro modo sì per fare del bene. Non mi faccio pagare per lodare il Signore. Lo faccio con il cuore, ci devi credere. Non mi faccio pagare per lodare il Signore. Lo faccio con il cuore, ci devi credere. Tu egoista d'ascolto, ti crogeni del peccato, investi le tue energie psicofisiche in attività frivole, dai senso alla tua vita, cosa aspetti? Dai, non tergiversare. Non mi faccio pagare per lodare il Signore, lo faccio con il cuore, ci devi credere. Non mi faccio pagare per lodare il Signore, lo faccio con il cuore, ci devi credere, credici.